Ora facciamo la prima ricetta di questo. Bisogna, allora, recuperiamo l'olio. Vedete, apro una scatola di tonno, recupero l'olio. L'olio va messo in un piatto grande e poi rimesso in quello piccolo, mi raccomando, è importante. Poi si mette l'olio con una piccola forchetta, si rovescia l'olio, quasi senza il tonno quasi senza olio, mi raccomando. Dopodiché lo mettete sul piatto, prendete la schiacciatina, la famosa schiacciatina toscana, e rompete in piccoli dadini, mi raccomando, tutti uguali. Allora, se devono essere tutti uguali, devono essere piccoli, li mettete nel piatto, così, nel piatto piano piano, devono essere più o meno della stessa grandezza, è importante perché quando li servite poi a tavola devono essere perfetti, non troppi, una foglia di insalata per guarnire e poi ovviamente dovete gestire il piatto dal punto di vista anche visivo. È una cosa veloce che potete fare quando volete, e il piatto, ecco, tonno con schiacciatina. Ci avete rotto il cazzo.